Per favore fate il saluto e poi raggiungete l'esterno non accalcandovi ai lati del tempietto. Grazie.
Per favore, andare ai lati del tempietto, andare avanti. Procedete avanti, grazie. Non vi fermate ai lati, per favore.
non fermarsi davanti al tempietto, procediamo verso l'uscita. Cari fedeli, siamo giunti al termine di questo pellegrinaggio, il 571esimo pellegrinaggio del lunedì in Albis. Sono state 23 ore, esattamente 23 ore, possiamo dire abbiamo visto tante cose belle. 23 ore di gente che in preghiera, in ginocchio, tra le lacrime, ha gridato il nome di Maria. Il nome della benedetta tra tutte le donne. È davvero come Maria stesso ha profetizzato tutte le generazioni, in queste 23 ore questa generazione l'ha chiamata beata. Per cui anche noi al termine di questo pellegrinaggio a lei vogliamo rivolgerci. Siamo certi che dalle braccia di Maria sono discese tante grazie su questo popolo, e tante grazie anche su di noi che abbiamo servito indegnamente la Madonna in questo servizio. E proprio a nome della comunità dei padri del santuario vorrei ringraziare tutti i volontari, veramente siete stati eccezionali. I volontari che vivono con noi durante l'anno l'esperienza del santuario, i ragazzi, i volontari, i delegati dei battenti, coloro che in queste ultime settimane veramente hanno fatto di tutto perché finalmente si ritornasse a respirare quest'aria che è tutta particolare, conosciamo bene e ci mancava da 2 anni questa esperienza. Non abbiamo potuto accontentare tutti, ma era importante quest'anno ripartire con la speranza che l'anno prossimo veramente si possa ritornare alla normalità, ma veramente proprio perché quest'anno è stato possibile riprendere il pellegrinaggio dobbiamo ringraziare la Madonna e chi ha aiutato la Madonna a rendere possibile tutto questo. Per cui al termine vogliamo ora pregare, domani ci sarà anche alle 18:30 una solenne messa proprio di ringraziamento per quello che oggi abbiamo vissuto. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Santa Maria dell'Arco. Il Signore sia con voi. E per intercessione della Beata Vergine Maria dell'Arco, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E viva Maria! Buonanotte.